proprietari. E allora sentiamo un po' che cosa sta succedendo, quali sono le prospettive, quali sono i pericoli di questa operazione che si sta compiendo per salvare, potremmo dire così, il Baricalcio. Sentiamo. Con la Serie B alle porte, l'attenzione dei media a Bari si è spostata inevitabilmente sul futuro societario. In questi giorni si parla di una cordata di imprenditori locali che dovrebbe rilevare il 60% del pacchetto azionario della società biancorossa, lasciando a De Bartolomeo il 10% e il restante 30% nelle mani dei Materrese, che sarebbero stremati e non più in grado di proseguire da soli il difficile cammino nel mondo del calcio. Dei nuovi soci ci sono fatti alcuni nomi, ma non ci sono conferme ufficiali, come del resto è anche logico, visto e considerato che l'iniziativa è ancora in fase embrionale. Una cosa più o meno analoga è avvenuta a Bologna, anche se proprio in questi giorni arrivano spifferi di dissapori tra alcuni soci che potrebbero decidere di lasciare, mettendo il club rossoblù nei guai grossi. Le cordate nel calcio sono difficili da realizzare, soprattutto in Italia. Chi investe soldi nel pallone lo fa per uno di questi motivi o per entrambi, passione e visibilità. Se si ha passione si vuole avere potere decisionale e incidere sulle scelte, cosa che non è possibile fare se si è in tanti. Speriamo ovviamente che il progetto decolli, con l'augurio che se davvero si raggiunga un accordo, questo non sia soltanto di tipo economico-finanziario, ma globale. Sarebbe auspicabile definire bene i compiti e i campi di azione di ciascun socio per evitare che alla prima occasione si finisca col litigare e far saltare il sodalizio. La scelta di una personalità al di sopra delle parti, in grado di rivestire la carica di presidente a tutto campo, ci sembra logica e funzionale per supportare il progetto. Anche in questo caso bisogna solo scegliere la persona giusta e in giro ce n'è più di una. Intanto, anche se questo interessa poco perché domenica non si gioca in Serie A, nuovo risentimento muscolare per Barreto, che quindi si è di nuovo fermato ai box già al termine dell'allenamento di ieri. Intanto Lecce